Dopo 10 anni la chiesa di Santa Caterina viene aperta al culto dei fedeli. Oggi, proprio il giorno di Sant'Alfio, che qua è molto ricordato, viene aperta. Ma l'inaugurazione ufficiale comunque sarà nel mese di novembre, proprio quando si ricorda Santa Caterina a cui è intitolata la chiesa. Anche perché all'interno mancano ancora dei suppellettili, dei quadri, hanno ricordato qua chi si occupa appunto di queste cose, che saranno sistemate in quel periodo. La gente, come potete vedere, si è affollata qua, diversi fedeli o chi è interessato proprio dell'architettura di questa chiesa non ha voluto mancare a questo evento. Io ufficialmente a questo punto quelle che sono le chiavi. Grazie, io ringrazio l'architetto Caruso, il nostro provveditore delle competenze. L'emozione è grande. È un evento che per questa città ha un'importanza straordinaria. Questa è una chiesa che rappresenta per i nostri concittadini un esempio architettonico importante, ma soprattutto un luogo di culto molto sentito. Fra l'altro avviene questa riapertura e questo recupero al culto nel giorno di Sant'Alfio, questa ricordiamo che è la chiesa di Sant'Alfio, quindi questa coincidenza è veramente straordinaria. Ordinaria, importante, e vedo che la gente ha risposto in grande numero a questo evento, dando conto di questa importante riapertura. Il Consiglio Comunale si è impegnato affinché anche queste chiese, perché nella zona ci sono tante altre chiese chiuse, fra cui quella di Santa Barbara, siano riaperte il prima possibile, così come è avvenuto per Santa Caterina, 3 anni di lavori. Questo evento di oggi è un evento importante per la città di Paternò, per i fedeli, per tutto il clero che è presente e che va sostenuto, perché diventano questi centri di culto e punto di riferimento per la città, per chi il nostro che ha senso religioso e civico. Per quanto riguarda le altre chiese, so che doveva esserci un finanziamento da parte del Ministero, ma non so che fine abbia fatto. Certo, il Comune può far ben poco in questi termini, speriamo che la politica che conti faccia qualcosa.